si vede proprio che sono un travestito, perché io pensavo che mi ero toccato per bene, pensavo di sembrare proprio una donna, mi sembrava. Infatti, mi avevo messo anche gli orecchini nuovi, me li ha comprati mio fratello che abita in Cina, me li ha mandati dalla Cina, sì. Ma guarda, io ti devo dire che secondo me. Ma vabbè, dai, scusa, non lasciarti andare in questi commenti così crudi, così cattivi, dai, io secondo me non sono malaccio stasera, ecco. Io devo dire che se vuoi possiamo fare una prova, io mi infilo il pisello nel sedere così sparisce e poi prova, fatti un bel pompino e vediamo come fa. Dai. Andiamo dietro le quinte, ci divertiamo un pochino e poi vediamo cosa riusciamo, se, Ma guarda, io. No, dai, sto parlando solo io, lo so, però non ti preoccupare, io la bocca ce l'ho buona. Io quasi quasi un pensierino ce lo faccio perché c'ho di fianco qui una puzza della Madonna, c'è una vecchia qua di fianco che. Ma la potete spostare, per favore? Fa una puzza indecente, ma è una roba. Dai, andiamo di là, non ti preoccupare. Vieni, mi tolgo la lentiera, come ti dicevo, ti faccio un bel pompino a tutta bocca. Dai, che ci divertiamo. Poi ti dirò di più. Ieri sera mi sono tutta depilato, o depilata, e adesso c'ho il culo bello lucido come un limone. Dai, è una roba incredibile. Se vuoi, te lo faccio provare immediatamente. Vedi, te lo garantisco qua di fianco, sulla giù, te lo giuro. Rompendo i coglioni, io mi sono rotti i coglioni di andare. Te lo garantisco io che lo qui. No, stai zitto perché a me mi girano i coglioni che è già la terza volta che vengo qui, la terza volta, e mi trovo sempre dei busoni, dei froci. No, non siamo alla pari, qui bisogna mettere le cose avanti, poi tornare indietro e portare avanti la trasmissione senza tutti questi culatoni che ci sono in giro, perché io mi sono rotti i maroni. Allora, io la prossima volta che vengo non voglio trovare dei. Mi sono rotti i maroni, porca puttana. Io adesso voglio andare a casa, farmi una bella bistecca di 5 kg e poi mi prendo un bel finpono, quello vecchio che m'ero. Quello, l'ho comprato di edicola di fianco al cinema e poi torno di là. E mi faccio una sega che a te non te lo puoi neanche immaginare, che quando me la faccio mi traballano tutte le guance perché mi sono mangiato la bistecca, però a te, allora un discorso è venire qui in mezzo dei busoni, è un discorso farsi la sega a casa sua, perché una sega fatta per bene è una cosa che non ha eguali proprio. Allora vaffanculo a tutte queste vecchie, a me non me ne frega niente di questa roba qua, le vecchie, i froci, io me ne fotto, torno a casa mia con le mie seghe, le mie cose, le mie bistecche, le mie salsicce. Allora, quello che ti voglio dire è che io sarò sicuramente un uomo di merda, però Dio Bonino, cioè, mi mettete qui in mezzo della merda, della roba che non si vede in giro per il mondo, quella bella gnocca qui di fronte, non me la potevate mettere di fianco, allora stavo bene. Invece no, cosa mi hanno fatto? Mi hanno messo di fianco una vecchia che puzza, che si mette il profumo, che gli puzza la gnocca e mi arriva sopra la puzza qui, che è una roba incredibile, mi sono rotti i coglioni. Porca miseria, adesso questa vecchia qua davanti che alita, che fa delle robe da chiodi, io non la voglio più qui, se no vado via.